Grazie, sono particolarmente orgogliosa di essere qui oggi come appunto assessore al turismo della provincia di Pavia perché il mio territorio è stato scelto come terreno fertile per questa indagine. Ero già stata presente a un primo momento informativo su questo progetto proprio sul territorio oltrepadano e saluto con calore un folto gruppo di scolari accompagnati dagli insegnanti che hanno voluto testimoniare con la loro presenza l'interesse per il progetto. Mi piace partire da una definizione un po' emozionale, se vogliamo, dolce stil verde. Mi piacerebbe poter dire che alla fine di tutto questo lavoro che sul territorio si sta facendo, ciascuno di noi può essere in grado di adottare un dolce stil verde che corrisponde rispondendo al dolce stil novo di poetica memoria, ci aiuta forse a vivere meglio. Ma per arrivare a questo dolce stil verde, la strada da fare è davvero ancora lunga. E ancora mi piace riferirmi al fatto che il New Deal Green sottintende un patto tra Stato e economia, l'abbiamo sentito bene oggi, un patto, io dico tra Stato e cittadino e ancora dico un patto con noi stessi, perché prima di chiedere agli altri, forse dobbiamo chiedere a noi stessi qualcosa di impegnativo e di forte responsabilità. E tutto questo per dire che questo patto passa necessariamente attraverso un rapporto con le istituzioni che dagli esiti del sondaggio appare evidente. Io non avevo letto con attenzione gli esiti del sondaggio perché volevo appunto sentirlo dalla viva voce del relatore e ho colto lì quello che mi era appuntato come necessità, cioè questo impegno da parte delle istituzioni di essere presenti in maniera permanente con quello che noi definiamo tavolo, con un'espressione brutta ma che significa forte attenzione e costanza nell'attenzione a questi problemi, un tavolo, chiedo scusa ancora per l'uso di questo termine, che da quello che abbiamo sentito oggi è assolutamente trasversale, cioè accanto a questi problemi, attorno a questo tavolo, ci dobbiamo muovere tutti e esserci tutti. Allora, credo che a livello provinciale, come istituzione, vedo necessario il coinvolgimento di tutti gli assessorati. Cioè non, io sono qui assolutamente portavoce di un progetto, ma di un progetto che deve riguardare tutti. Forse il turismo è quello che maggiormente fruisce di questi risultati, ma coinvolti nel raggiungimento di questi risultati sono assolutamente tutti gli assessorati, a partire dall'agricoltura. Mi piace anche dire che si usa l'espressione tavolo verde per significare un tavolo che ha a cuore soprattutto i problemi agricoli. Non è così, cioè dobbiamo dire che il tavolo verde parte dai problemi agricoli, ma ha una prospettiva ben più ampia, ben più complessa, ben più completa. Sul mondo agricolo ci si sta muovendo oggi anche con il coinvolgimento dell'associazione di categoria per portare avanti quei progetti che si chiamano, per esempio, mercato a chilometro zero, piuttosto che educazione alimentare e una serie di iniziative che danno conto dell'attenzione. Passiamo dall'agricoltura al territorio, insomma, nell'approvazione dei piani di governo delle singole realtà, credo che il ruolo di attenzione che l'ente provincia deve dare alle problematiche legate all'ambiente sia fondamentale, poi per non dire ovviamente dell'assessorato all'ambiente, e metto insieme l'assessorato all'ambiente e l'assessorato al turismo per significare una cosa molto concreta, un caso che mi è proprio capitato recentemente. Siamo in Oltre Po, quindi l'area è proprio quella appunto di indagine, in uno splendido scenario paesaggistico, perché l'Oltrepò è fatto di questi splendidi scenari, e c'è una bellissima iniziativa culturale proprio di promozione del territorio in relazione alla salvaguardia ambientale e quasi in contemporanea viene avanti con forza un progetto di sfruttamento delle energie alternative, cioè di pannelli fotovoltaici
che si innestano ai piedi di questo castello che domina la collina e che per 7 ettari, cioè per una estensione assurda, copre tutto questo paesaggio. Un paesaggio che peraltro si situa geograficamente in un paese, in una località, in un comune che è diverso da quello del castello, per cui il castello guarda giù questo scenario assolutamente compromesso da questo impianto e il comune che ha dato l'autorizzazione, insieme appunto ad altri enti preposti a questo impianto fotovoltaico, praticamente non ha nessuna conseguenza, perché il comune è giù, il fotovoltaico e guarda e lo scenario che raggiunge il castello, quindi in un'area che assolutamente non compromette dal punto di vista ovviamente della fruibilità economica del progetto e l'autorizzazione che quel comune ha dato. Allora questo mi fa pensare che le due anime dello sfruttamento delle energie alternative e l'altra anima dell'attenzione forte al paesaggio, alla salvaguardia del paesaggio, devono essere due anime che prima di tutto si parlano, poi si confrontano e poi scelgono forse la soluzione migliore per la salvaguardia del paesaggio. Io dico oggi il fotovoltaico è una buonissima cosa, ma va, come in tutte le cose, usato con grande intelligenza.